Adesso parte il primo vero e proprio talk a sé stante della giornata, che è quello su Gutenberg, che è il nuovo editor, la nuova esperienza di editing quasi YCY di WordPress. Ok, per una coincidenza mi trovo, sì, nuovo io, salve, sono Vincenzo Bruno. chi ha fatto il programma non ha previsto tanti figuri. Vabbè, fa niente, anzi, mi levo il pensiero, poi posso dedicarmi la giornata a seguire gli altri e magari a chiacchierare con chi vorrà fare due chiacchiere. Allora, questa cosa che vi presento in realtà è in un altro contesto che abbiamo creato di recente qui nel Talent Garden. Da qualche mese stiamo facendo dei WordPress meetup. Dei WordPress meetup, ok. Cioè degli incontri uno al mese in cui cerchiamo di mettere insieme tutti quelli che lavorano con WordPress, lavorano o sono appassionati, insomma, per qualunque motivo, perché poi lavorare con WordPress che è un CMS, quindi una cosa per realizzare siti web, le tipologie di figure possono essere o gli sviluppatori che sviluppano proprio il PHP, perché fanno plugin, customizzano alcune cose, eccetera, eccetera. Quelli che fanno i temi, ma anche gli utilizzatori. Cioè, abbiamo in qualche meetup, sono venute pure, che ne so, una giornalista che utilizza WordPress per pubblicare, no, perché questa piattaforma per pubblicare articoli online. Considerate che WordPress sta su, non so le percentuali esatte, ma tipo il 25% dei siti mondiali attualmente. Cioè, quindi, questo è un altro caso. Il 60% dei siti dinamici mondiali. È il Fatto Quotidiano. Allora, La Repubblica è pure su WordPress adesso? Sì. Da quando? Dall'ultima, quando hanno fatto il cambio grafico, è stato Ah sì? un paio di anni fa. Ah, questa cosa bella. Sapevo il Fatto Quotidiano perché avevo seguito lo sviluppo e tutto quanto. Comunque, vabbè, Non lo quindi. sapevo, poi sono andato a trovarla per scrivere l'abstract del talk, quindi. Vabbè, sta di fatto che è uno di quei casi in cui un software libero viene sviluppato da un'azienda insieme a una comunità, l'azienda prospera perché ha forse un centinaio di dipendenti, pagati quindi, però ci sono intorno migliaia di sviluppatori più tutto l'indotto di quelli che fanno i siti web, che contribuiscono, che magari non sempre mandano qualcosa indietro nel senso di contribuire con una segnalazione, una patch, una traduzione. Però per esempio qui, tempo fa, abbiamo fatto un incontro con Daniele Scasciafratte, che è un ragazzo di Rieti che ha fatto un'azienda, sviluppa tutto quello che fa su WordPress e contribuisce anche al core. Se andate a vedere nei core contributor c'è pure lui. Quindi una persona chiunque come noi, se si, come dire, se si mette a lavorare in questo settore, di fatto può diventare un core developer. Cioè, immaginatevi di diventare un core developer di Windows. È molto più complesso, no? Dovresti fare una scalata, diciamo, di competenze, di tempo, di cose molto più. Invece qui ognuno di noi di fatto diventa proprietario degli strumenti di lavoro che usa. E questo è una cosa. Quindi abbiamo fatto questo gruppo, ci riuniamo una volta al mese qui in Talent Garden. L'ultima volta avevo fatto io un seminario su Gutenberg perché è la novità. No? Adesso andiamo all'argomento. Gutenberg praticamente è il nuovo editor che stanno sviluppando e che diventerà l'editor di default dalla prossima versione di WordPress, che è la 5.0, che è prevista nei prossimi mesi. Ci sono, come dire, molti pro e contro. Infatti ci sono tanti articoli, cercate, trovate tanti articoli di, come dire, comparazioni fra il classic editor e Gutenberg, pro e contro, cosa è meglio, cosa non è meglio, la gente che è abituata a un certo tipo di inserimento dei testi, eccetera. Vi faccio vedere velocemente, questo è il gruppo su Facebook WordPress Cosenza. Lo so, è un po' una vergogna perché magari dobbiamo avere un sito WordPress, però in realtà per quello che ci serve, cioè giusto organizzare l'incontro al mese, per adesso mettere in piedi un sito. Nessuno di noi si è offerto volontario di dedicarci questo tempo. L'idea è quella di crescere anche qui e magari trovare risorse volontariamente fanno queste cose, oppure addirittura crescere dal punto di vista anche
economico di collaborazioni, di ritorno, eccetera, eccetera. Quando si mettono insieme associazioni di questo tipo, non per solo scopo ludico, ma anche scopo applicativo e lavorativo, possono nascere cose interessanti, come abbiamo visto negli altri casi. Quindi questo è il gruppo, potete iscrivervi liberamente tutti, dove potete fare domande, dove ci fissiamo gli incontri mensili, facciamo il sondaggio sulle date. Per adesso, diciamo, sono da luglio che abbiamo iniziato, quindi... Ah, e ringrazio il Talent Garden anche per questa opportunità, perché ci ospita mensilmente. Di fatto oggi sarebbe anche il World Press Meetup di ottobre. Ho detto, ma visto che c'è già Linux Day, facciamo una via di servizi, questo dire, ci incontriamo. Ok, andiamo velocemente perché vorrei essere rapido. Allora, vi faccio prima di tutto una carrellata su quello che era l'introduzione della volta scorsa, perché la volta scorsa Gutenberg era una cosa nuova anche per me e un po' per tutti. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso questo articolo e ce lo siamo letto insieme, no? Per capire un po' la differenza. Allora, chi di voi sviluppa con WordPress? C'è qualcuno che fa siti web con WordPress? Un paio, c'è un po' di gente. Allora, voi sapete che il problema di WordPress è che è troppo bello, cioè nel senso voi lo installate e già funziona, però è un blog, nel senso che è una cosa schematica, titolo, testo, e gli articoli scorrono, al massimo potete fare le categorie, diciamo di base è una cosa molto semplice, forse proprio per questo è il suo successo, perché è una struttura solida, no? Molto efficiente, è molto semplice, con la possibilità di costruirci sopra di tutto, no? Per esempio, se andate su Blender.it è di fatto un social network, assomiglia moltissimo a Facebook, è fatto con WordPress e BuddyPress, e ci ha costruito sopra Alessandro Passariello, diciamo che è quello che ha rilanciato questa associazione, ci ha costruito sopra una serie di servizi e di cose integrate, ci sono le gallerie, ci sono le schede dei professionisti, c'è un sacco di roba interessante, quindi si può fare di tutto, però parte liscio, no? Un blog. Semplice, titolo, testo in colonna, uno dopo l'altro, con la data di pubblicazione, eccetera. Quindi, lasciando perdere il discorso sviluppo, cioè perché se uno vuole customizzare pesantemente WordPress per fare un'altra cosa, installa tanti plugin. Però una volta fatto il sito, il problema centrale poi diventa la produzione dei contenuti, cioè lo scrivere le cose, scrivere i testi, scrivere gli articoli, aggiornarlo, eccetera, eccetera. Allora, per far questo ci vuole un editor. E WordPress ha sempre avuto un editor relativamente semplice ma molto funzionale, cioè il classico editor con la barra, con la formattazione, grassetto, corsivo, elenchi puntati, paragrafo, non paragrafo, i link, le immagini e così via. Ora, l'editor quindi è solo e va inteso limitatamente allo scrivere gli articoli, quindi ci dà uno strumento molto carino per scrivere gli articoli, cioè per fare la formattazione carina, per mettere le immagini allineate, destra e sinistra, tutta pagina, poter integrare, che ne so, dei link dall'esterno oppure dei componenti. WordPress c'ha già il discorso degli embed, cioè di poter integrare. Che ne so, se ho un widget di Facebook con i miei post lo posso integrare, se voglio mettere un video di YouTube lo posso mettere, posso fare tante cose. Quindi, diciamo, l'editor classico già era un bello strumento abbastanza potente. Con Gutenberg si va oltre questa cosa, perché adesso vediamo un pochino velocemente le novità. Non è che cambia il mondo, però si fanno le cose in maniera leggermente diversa, in maniera più flessibile, cioè perché l'obiettivo è quello di creare le pagine. E infatti, io una cosa che ho trovato nelle varie discussioni, critiche, eccetera, eccetera, è che ci sono i visual editor, no? Dentro WordPress, cioè sono dei plugin che praticamente ti rendono possibile creare e customizzare WordPress in maniera visuale, cioè io prendo i miei blocchi, i menu, le cose varie. Gutenberg non è un sostituto del visual editor, cioè non per me, non è una cosa pensata per customizzare l'installazione di WordPress, quindi per creare un tema, per fare altro, ma è solo per i contenuti. Se ci focalizziamo su questo,
È importante perché in realtà all'apparenza già oggi posso fare tutto, perché posso mettere i blocchi, posso mettere i menu, posso mettere le categorie, cioè posso costruirmi una pagina quasi completa. E in realtà manteniamolo in quello che è il suo ambito. Allora, scorro velocemente questo articolo. Il link si trova qua nel nostro gruppo. Se andate dentro, l'avevo postato. Che è successo? Mi ha buttato fuori. Vabbè, non fa niente. Comunque questa pagina c'è il link, eccolo qua. Guardate, qua c'è l'articolo su Gutenberg, che è questo. Allora, qui praticamente vado molto velocissimo e ci spiega che è un editor e che permette, vabbè, si installa, adesso si installa, però nella prossima versione sarà quello di default e bisognerà eventualmente installare come plugin aggiuntivo il Classic Editor, no? Che è già disponibile. Quindi, adesso ve lo faccio vedere dal vivo perché volevo partire da questo articolo senza rifare tutta la storia, perché voglio fare una live demo molto veloce di questa roba. E poi vi dico che alla fine di questo articolo, dove spiega un po' tutte le novità, eccetera, eccetera, c'è un link, se non avete un WordPress a disposizione, dove cavolo è? Qua. La demo di Gutenberg, andate qua e vi si apre una cosa dove poter giochicchiare con il nuovo editor. Ma io ho preferito farlo da me perché così ho potuto installare qualche altro plugin. Quindi questo è il mio sito vincenzobruno.it, no? Sito sempre in costruzione da sempre, quindi non c'è mai stato nulla, l'ho registrato per cose mie, ma non mi sono mai fatto il sito, però lo uso per fare questa demo. Allora, se andiamo qui, vedete che non c'è praticamente nulla, c'è Hello World, no? Ecco un altro sito. Allora, andiamo sugli articoli. Allora, qui praticamente questo è Gutenberg, c'è la dimostrazione che mi fa questo articolo qui. E vi faccio vedere velocemente come funziona. Se avete presente come è fatto la versione classica, vedete che è praticamente quello che vedi è quello che ottieni alla fine, cioè spariscono le barre, si possono far ricomparire da qui se ci riesco, oddio, ritorna qua, posso togliere questo blocco, posso farlo ricomparire. Allora, vedete un po', non c'è più quella cosa a cui magari siamo abituati, che è la barra di formattazione, no? Cioè, cambia l'approccio. E partiamo da quello che voglio ottenere, così mi concentro sul contenuto e non su tutto quello che ci sta intorno. Questo è il titolo, e infatti questo non mi permette di fare granché, semplicemente di cambiare il permalink. Quindi eventualmente se voglio personalizzare il permalink lo posso fare da qui. L'immagine di copertina, se vi ricordate in passato era in basso a destra l'immagine di copertina carica, invece qui è come lo vedi verrà poi avanti. Da qui posso aggiungere i vari oggetti, che sono dei block, quindi questi li chiamo blocchi. Ci sono paragrafi, c'è il blocco Facebook, c'è l'immagine, la galleria, Instagram, l'editor classico. Cioè l'editor classico diventa un blocco dell'editor. Cioè, vi faccio vedere, perché partiamo da qui. Se io inserisco un editor classico, vedete, ho il mio editor classico. Posso prendere, formattare, no? Come si faceva in passato. Quindi ho il classic editor qui, nei paragrafi e così via. Quindi questo è praticamente all'interno di Gutenberg hanno fatto un componente che assomiglia all'editor classico. In realtà io posso levare tutto Gutenberg che proprio non mi piace e mettere proprio il classic editor che torna alle cose come erano. Vi faccio una veloce carrellata perché qual è il punto? Cioè io vedete, mi concentro sul contenuto, io vado qui, metto un oggetto. Metto questo, posso decidere come visualizzarlo, se allinearlo, quindi posso distribuire le cose nella pagina,
vado su quest'altro, me lo posso formattare, eccetera. Torniamo a com'era. Quindi alla fine, vedete, questo qui è il mio, mi dice il tipo di blocco, perché in alcuni casi lo posso cambiare. Quindi questo è un blocco immagine, posso fare l'editing, quindi sostituire l'immagine, fare tutto quello che facevo prima, però ci arrivo in maniera differente. Magari non tutti siete utenti di WordPress, quindi non voglio entrare troppo nel tecnico, no? Cerco di fare una panoramica che possa essere, come dire, un buon punto di partenza nel caso vogliate farvi un blog, vi capita di lavorarci o volete smanettare un pochino, no? Vedo qua già avevo sperimentato l'editor classico, usiamo l'editor classico. Poi cosa succede? Quando io qui scrivo del testo, mi focalizzo sul testo. Vedete, ogni paragrafo è un blocco, no? Ogni paragrafo, se io qui faccio invio, lui mi crea un altro blocco di tipo paragrafo, o meglio, ancora non di nessun tipo, qua c'è il più, no? Aggiungi il blocco, ma se io comincio a scrivere, mi diventa un blocco paragrafo. Quindi se io voglio semplicemente, sono uno che scrive, un giornalista, uno che scrive i testi, io scrivo. No, scrivo, invio, invio, invio e lui mi crea tutte le componenti, i blocchi. Voglio aggiungere un'immagine, vado sulla più, faccio invio, vado sulla più, aggiungo l'immagine, la posso allineare come voglio. Quindi non è che stravolge completamente la gestione dei contenuti precedenti, ma mi fa in modo che io, che sto lì a lavorare sul contenuto, mi posso focalizzare sul contenuto. E questo è il punto chiave. Poi mi permette di fare tante cose. Ah, poi c'ha, diciamo, una serie di vantaggi, per esempio il fatto che nativamente è responsive, quindi tutto quello che io produco in questa maniera lo vedrò sul cellulare perché si impagina su una colonna stretta, lo vedrò sul tablet perché si adatta alla dimensione del tablet, no? C'ha tutta una serie di vantaggi e innovazioni. In realtà si ispira anche a degli altri siti che per esempio hanno già, tipo Medium.com, ha un editor interno suo che è simile a questo, per questo l'hanno fatto. Questa vedete è un'immagine che va a full screen, non so se voi vedete le stesse dimensioni. Sì, va a full screen, la posso sistemare come voglio, la posso allineare. Quindi posso fare una serie di cose. E se vado, scorro un attimo, questi sono tutti strumenti vari, vedete, questo è un codice da qui queste due, citazione, sono le due virgolette, quindi la citazione me la fa così, mi posso scegliere lo stile della citazione, quindi posso cambiarlo, posso sempre fare un link. Le possibilità sono come quelle precedenti, però abbiamo in più questa cosa, c'è il menu contestuale, cioè qui, se io clicco su un qualcosa mi cambiano le impostazioni. Questo è bellissimo, cioè questo è un menu di impostazioni che si adatta man mano che io seleziono qualcosa di differente. Vado qua, cambio il titolo H3 invece che H2 o H1. Quindi secondo me è molto un bel salto avanti rispetto all'editor classico, ma proprio notevole. Cioè, lo sto usando da poco e mi piace. E d'altronde, se hanno fatto la comunità ha fatto questa scelta, qua si possono integrare i video, io vado qua, ho una serie di cose, blocchi comuni, formattazioni, widget, questi sono widget, cose interne di WordPress, per esempio gli ultimi commenti, gli articoli recenti, eccetera, eccetera. Posso incorporare YouTube, Facebook, Instagram, quindi è molto semplice. Io in questo caso mi parte il video già in anteprima nell'editor. Questo è un video Vimeo, quindi lo posso mettere anche tutto schermo, lo posso piazzare, vabbè, questo poi ci va lavorato comunque un pochino sopra. Questo è un altro tipo di blocco, quindi vedete, avete tanti tipi di blocco. Lo posso fare così, lo posso fare con le linee,
Questo è un blocco di tipo arrotondato, perché questo è dato uno stile. E poi qua, per esempio, vedete qui ho messo un widget Facebook e qua ho messo, questo li ho messi io, è un widget Instagram. Quindi se io vado su anteprima, vedo l'anteprima che effettivamente è molto simile a come l'abbiamo visto nell'editor, molto molto simile. Cioè. Quindi vengono fuori le pagine molto belle, molto articolate. Questo è il post Facebook che io ho integrato, quindi come l'ho fatto? Vado qui, vado qua, edit, uno prende l'URL del post Facebook, la mette qui dentro e qui lo si vede come esce. Lo stesso post fatto su Instagram. Stessa cosa, vado su questo, edit, un URL e via. E quindi ci sarebbero tante cose, perché poi sono, cioè, una cosa carinissima che c'ha sono il fatto che si può fare tutto da tastiera, quindi chi è abituato a scrivere è abituato anche agli shortcode, cioè alle combinazioni di tasti per poter fare determinate cose. Allora, io non mi ricordo come sia, dovrebbe essere Ctrl-Shift-H, ecco. Con Alt Shift H, sarebbe l'help, mi escono fuori le combinazioni di tasti che finché uno non le impara, magari se le richiama velocemente, però è possibile formattare tutto con i tasti. Quindi anche da questo punto di vista, cioè io con l'invio, giusto quando vado su, però anche per aggiungere un blocco, scegliere, posso fare tutto quanto da tastiera. Quindi i digitatori veloci, no? Pratici, di fatto secondo me si trovano benissimo. Io invece sono sviluppatore, quindi lavoro al 99% col mouse, la tastiera vado un po' più a fatica. Questo è quanto. Quindi questo è quanto. E, ripeto, è una delle cose che stiamo cercando di sperimentare nel WordPress Meetup, perché sembra una novità. Stiamo cercando anche di condividere un po' l'esperienza. L'altra volta, no? C'erano più persone nel gruppo di WordPress, quindi erano emerse già un po' di pareri favorevoli, contrari. Avete domande su questa cosa? Come si integra con il custom post? Come si integra? Con il custom post. Se faccio un custom post in cui oltre articolo, descrizione, immagine c'è orario. Allora, questa cosa non l'ho ancora sperimentata a fondo, però di fatto qui, allora, elementi del layout da qualche parte ci sono shortcode, qui vedo io ultimi commenti. Allora, leggevo sto fatto che per esempio ancora non è stabile perché non si integra ancora con tutti i plugin. Sui custom post avevo letto qualcosina, ma adesso non mi ricordo. Però è uno dei problemi, diciamo, da risolvere, perché se io ho fatto Io WordPress. al momento Sì, ma tipo pure per io. spostare l'immagine di copertina mi faccio un custom page, cioè mi faccio un Sì. tema, mi riprendo la parte del tema e sposto l'immagine di copertina dove mi piace, ma nel 90% dei casi se sto facendo quello ci sta prendendo un indirizzo, un Certo, qualcosa certo. e quello lo faccio nel custom post ovviamente prima, per questo chiedevo, siccome qui mi risolve tantissimi Sì. problemi di non andare a fare il codice, di spostare l'immagine di copertina, che c'è tantissimo. Sì, guarda, allora, i custom post di fatto mo non mi ricordo, però per esempio, no, i shortcode sono un'altra cosa, perché dovessi trovarteli qui, no? Secondo me non è una questione di business. Su WordPress.com questo accertamento lo devono fare I custom direttamente. Invece cavano. type, dici tu, i custom type. Sì, perché poi lo fai con un sacco di plugin che possono ti aiutare. Cioè, in realtà lo puoi fare anche a mano, ma devi fare il plugin, cioè lo devi customizzare. Sì, il punto è essenzialmente una cosa: quando tu fai un custom type, quindi aggiungi dei campi, tipo, che ne so, una data, un indirizzo, qualcosa di particolare, e poi ti fai la logica per validarla, per esempio, no? Per utilizzarla da qualche parte,
devi poi poterlo inserire. Magari sarà nel WordPress Meetup di novembre. Il tema sarà i custom type in Gutenberg. Effettivamente mi ci ho fatto pensare perché abbiamo un sacco di custom type. Perché no, io ancora in produzione non ce l'ho da nessuna parte. No, solo uno, solo un sito, ma è un sito nuovo. Quindi è partito da zero con Gutenberg. E non ha di queste problematiche al momento. Allora, se glielo devi cambiare, effettivamente è un conto. Se tu vai da uno nuovo, dici, guarda com'è bello. Sugli esistenti. Ok, abbiamo il tema del WordPress Meetup di novembre, mi fa piacere. E come funzionano i custom type su Gutenberg? Perché è una cosa effettivamente da approfondire. Vabbè, ma se ci fosse Rosanna, quella che sviluppa con me, secondo me è già risolto. Lei di WordPress sa tutto, più o meno. Va bene, altre domande? Così nel caso andiamo avanti. Va bene, grazie a tutti, allora. Ricordo sempre che se a qualcuno poi venisse in mente qualche domanda su Gutenberg e sulla direzione di WordPress su Meetup, c'è sempre Vincenzo qua tutta la giornata. Sono qua in giro. Questo lo lasci? Se vuoi, sì. Sì, non c'è nessuno.